Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andremo a fare due chiacchiere su quello che è successo in questa prima settimana del Giro d'Italia. Partiamo subito col vedere cosa è successo nella prima tappa. Se avete già visto il video dove vi ho fatto gli highlights della prima tappa, è andato a vincere Filippo Ganna. Come da pronostico, interessante è stata la seconda posizione di Edoardo Affini. Purtroppo YouTube non mi fa caricare gli highlights di tutte le tappe, sempre per problemi di copyright. La seconda e la terza tappa troverete gli highlights nella pagina di Fantabike. La terza tappa soprattutto è interessante da andare a vedere perché ho provato a commentarla come la prima qui su YouTube e se andate a guardarla sarei molto contento di sapere cosa ne pensate. Tornando alla prima tappa, prova super di Filippo Ganna che anticipa Edoardo Affini, che era da un po' che non lo vedevamo così forte. Affini è dello stesso anno di Ganna, difatti si sono sempre battagliati le cronometro fin dalle categorie giovanili. Dopo di loro è arrivato Tobias Foss, anche lui una sorpresa, e è diventato capitano nel team Jumbo-Visma. Capitano del team Jumbo-Visma sarebbe stato George Bennett, anche lui corridore molto forte, l'abbiamo visto andare molto forte, ma in questo Giro d'Italia non c'è Roglic, non c'è Kuss, è arrivato come capitano e molto molto sottotono perché si è già staccato un bel po' di volte e ha già più di 8 minuti in classifica da recuperare dai primi. Quindi Tobias Foss partito benissimo dalla prima tappa, terza posizione, e poi è rimasto in classifica. Dopo questa prima cronometro, che per gli italiani è andata molto bene perché c'è stato un primo e un secondo posto, si va alla prima volata di questo Giro d'Italia. Rivediamo in gruppo dopo tanti mesi Dylan Groenewegen. Secondo me, uno dei velocisti con la punta di velocità più alta. Vediamo cosa saprà fare dopo tutto il periodo di stop, dopo la caduta che è successa con Fabio Jakobsen e tutti gli insulti che si è preso in questo periodo. Comunque, la prima volata l'abbiamo visto protagonista Jakobsen perché è arrivato quarto, perdendo il photo finish con Elia Viviani che gli beffa la terza posizione. Ma ad andare a vincere e dominando questa prima volata sarà Team Merlier, corridore che corre con la Alpes Infinity. Sappiamo tutti che è una squadra professional, quindi non gli spetta di diritto la partecipazione ai grandi giri, ma siccome è la squadra professional che ha fatto più punteggio, può partecipare a tutti dai grandi giri. Questo è dovuto perché c'è Mathieu van der Poel in questa squadra. L'anno scorso ha vinto le Fiandre, ha vinto molte gare, e non solo van der Poel, anche Merlier ha vinto un bel po' di gare e gli hanno consentito di partecipare a questo Giro d'Italia. Team Merlier, come vi avevo già anticipato nel video delle sorprese di quest'anno, è uno dei velocisti più veloci nel campo mondiale. Difatti, in questa prima tappa l'ha dimostrato, è andato subito a vestirsi con la maglia ciclamino. Maglia ciclamino che sarà l'obiettivo anche di Peter Sagan. Ovviamente, dopo tutte le maglie verdi che ha vinto il Tour de France, gli manca questa maglia ciclamino che quest'anno ci proverà in tutti i modi a conquistarla. Dopo vediamo cosa è successo anche nel campo delle volate, soprattutto a Peter Sagan. Già dalla terza tappa abbiamo visto una tappa vallonata. Peter Sagan mette i suoi uomini davanti a tirare per fare corsa dura e staccare i velocisti più puri. Cosa succede però? Che tira solo la Bora Hansgrohe e le altre squadre lasciano fare. Nel mentre c'è un certo Taco van der Hoorn davanti, che rimane da solo nell'ultimo strappo, scollina con 50 secondi, e dopo questo strappo ci saranno 5 km, praticamente quasi tutti in discesa, e per il gruppo è stato impossibile rimontare. Da far notare è arrivato in grandissima forma Davide Cimolai, che vince la volata del gruppo proprio davanti a Peter Sagan. In questa tappa possiamo già notare che i velocisti, quelli più puri, che vi ho nominato prima, tipo Groenewegen, Iwan, eccetera, si erano staccati. Abbiamo visto però altre piccole sorprese di questo giro, che nella Alpecin Phoenix, nelle volate quelle un po' più vallonate, dove Team Merlier si è staccato, ha fatto la volata Gianni Vermeesche. Molti forse non lo conoscono, ve l'avevo già nominato nel video dei protagonisti del ciclocross, se non l'avete visto andatelo a riguardare perché molti di questi li troviamo proprio su strada. Uno di questi ovviamente è Gianni Vermeesche,
È arrivato settimo quest'anno anche al Giro delle Fiandre, quindi corridore abbastanza veloce che tiene negli strappetti e in questa tappa ha colto un buon sesto posto. Poi anche nella volata di ieri si è piazzato lì davanti. Oltre a lui, la sorpresa che vi vorrei comunicare, perché comunque è un italiano giovane, è Stefano Oldani che ha colto un buon nono posto in questa tappa. E non solo. Dopo l'arrivo della volata di Van der Horn, nella quarta tappa arriva anche qui la fuga. Primo arrivo in salita, vince Dombrowski davanti a De Marchi che si veste in maglia rosa. Poi nella quinta tappa, Joe Dombrowski, che ha conquistato anche la maglia blu, si trova assieme a Mikel Landa molto sfortunato in una caduta che è in meno 5 km, li mette tutti e due capobre. Joe Dombrowski deve abbandonare il giro per un trauma cranico e Mikel Landa a causa della clavicola rotta e qualche costola. Quindi quest'anno che sembrava essere arrivato in una buona forma e soprattutto in una squadra molto forte, perché la Bahrain Victorious in queste tappe si è dimostrata molto forte, molto solida. Oltre all'Anda c'è stato Caruso, c'è stato Pello Bilbao, Matej Moric, che hanno saputo far vedere grandi cose. Lo stesso anche Gino Mader, che poi è andato a vincere una tappa facendo una grande azione, anche lui in fuga. Gino Mader, che dopo il Giro di Romandia si è fatto beffare da Primoz Roglic negli ultimi metri, in questo Giro d'Italia è riuscito comunque a vincere una tappa e già togliersi una soddisfazione. Gino che è davanti anche nella classifica scalatori, che più avanti andiamo a vedere da chi è comandata, assieme a tutte le altre classifiche, ovviamente. Oltre alla caduta di Mikel Landa, come immagino abbiate tutti visto, per la Bahrain Victorious, bruttissima caduta anche per Matej Moric, che ha dovuto abbandonare il Giro d'Italia, quindi già meno due corridori in questa squadra. Che il capitano da Mikel Landa è passato a Damiano Caruso. Prima di passare avanti, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su questi tipi di video. Non vi costa niente, è gratuito. Basta cliccare iscriviti qui sotto e se lo farete vi ringrazio moltissimo perché mi darete supporto così. Altre cose che ne sono uscite in questa prima settimana del Giro d'Italia è la doppia vittoria nelle volate di Caleb Ewan, che poi è andato a indossare la maglia ciclamino, e poi la beffa è stata che ha voluto abbandonare il Giro d'Italia. Si parla per un problema al ginocchio, ma non lo possiamo sapere. L'obiettivo di Caleb Ewan in questa stagione è provare a vincere una tappa in tutti e tre i grandi giri. Diciamo che il trucco di abbandonare tutti e tre i grandi giri non è la scelta ideale, secondo me, ma è quello che sta provando a fare. Sicuramente porterà a casa tutto il Tour de France, perché è la corsa comunque più importante a livello mondiale, e alla Vuelta, secondo me, farà lo stesso gioco, quindi proverà a vincere le prime tappe e poi si ritirerà. Nel mentre nelle volate è sorta una certa comicità tra il treno della UAE Team Emirates, dai due colombiani, cioè Molano che dovrebbe tirare la volata a Fernando Gaviria. Nella prima tappa di volata, dove è andato a vincere Merlier, Molano si sposta, rimane sulla destra, trova il suo capitano Gaviria che lo cerca di passare nelle transenne, ma allarga un po' i gomiti e Gaviria si trova nelle transenne. Per fortuna le transenne erano state messe molto bene e non è successo niente di grave. Nell'ultima tappa di volata, Molano che lancia una volata perfetta, ma a Peter Sagan, non a Fernando Gaviria. Quindi ne stanno succedendo un po' di tutti i colori in casa UAE Team Emirates per i velocisti. Passato il discorso volata, andiamo a parlare della classifica e di cosa è successo là davanti, nelle tappe più dure, e come abbiamo visto gli uomini di classifica, perché so che è la parte più interessante di questo giro, e forse dopo vi vado anche a raccontare chi sono andato a schierare nella mia squadra del fantaciclismo, perché ho fatto un grosso errore. Comunque parliamo subito della maglia rosa in questi giorni, cioè Egan Bernal. Ha fatto vedere grandi cose. Da quello che ha fatto vedere non ci sono più problemi fisici per lui. L'anno scorso l'abbiamo visto con dei problemi alla schiena e nella tappa di sabato ha praticamente tirato una fucilata negli ultimi metri che ha fatto vedere il suo stato di forma e sarà proprio tosta a toglierla. L'unico che secondo me potrà togliergliela sarà Remco Evenepoel. Dopo tantissimi mesi anche lui che non corre, quest'anno non ha mai corso, è arrivato in questo Giro d'Italia, il suo primo Giro d'Italia, con una grande forma, perché l'abbiamo visto pedalare molto bene. Nella sua squadra doveva far classifica anche João Almeida,
che nella prima tappa di montagna, però si è staccato e ha perso 4 minuti, quindi è a supporto di Remco. Da far notare nella tappa di sabato, dove Bernal era davanti con Moscon a tirare molto forte, si è trovato intruppato dietro. Poi dalle telecamere non si è visto, ma dalla 15ª posizione circa che si era piazzato, all'arrivo l'abbiamo visto arrivare quarto, quindi disattenzione per lui che gli è costata comunque cara perché ha perso 10 secondi da Bernal e se non perdeva quei 10 secondi Remco sarebbe stato lui la maglia rosa. Ma nelle prossime tappe sicuramente potremo vedere come sarà la sua condizione quando attaccherà, perché finora è stato comunque tranquillo a ruota. Nelle tappe che troveremo in questa settimana, sicuramente lo vedremo attaccare. Già da sabato si correrà il Monte Zoncolan, tappa durissima che per noi spettatori sarà molto bella da vedere. La classifica in questo momento si compone proprio così, con Egan Bernal in maglia rosa, seguito da 14 secondi da Remco Evenepoel, a seguire Vlasov a 22, Giulio Ciccone a 37 e Attila Walter a 44 secondi. Nella maglia ciclamino, dopo l'abbandono di Caleb Ewan, a comandare Peter Sagan, seguito da Gaviria e Cimolai, e dietro di loro Tim Merlier con Elia Viviani. Anche qua sfida molto combattuta, che vede come favorito Peter Sagan in questo momento che ha conquistato la ciclamino e anche dalla gamba che ha fatto vedere. Anche per la maglia azzurra non troviamo un corridore che ha tanti punti in più del secondo, perché primo è Bouchard a 51 punti, seguito da Egan Bernal a 48. Questa settimana vedremo chi si vorrà prendere anche la maglia azzurra. Per la maglia bianca invece il discorso cambia un po', perché i corridori che si stanno contendendo la maglia rosa, nei primi 5 troviamo 4 corridori che lottano per la maglia bianca, quindi molto probabilmente quest'anno chi andrà a vincere il Giro d'Italia prenderà sia la maglia rosa che la maglia bianca. E con questo detto tutto, spero di essere stato utile, spero di avervi intrattenuto fino a questo momento. Se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati. Non costa niente, è gratuito, ma mi supporterete nel mio canale. Quindi se lo fate siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.